devo ricordarmi da dove siamo partiti e che io sono partito dal niente, che non mi ha aiutato nessuno e che è tutto grazie a voi, perché senza di voi io non starei qua in questo momento. Quanto tempo, è il nuovo anno 2020, quindi buon anno a tutti voi. 2020 rings, c'è un ottimo suono veramente. Il 2019 per me è stato un grande anno e volevo fare questo breve video per riflettere, quindi sarà solamente un video, non ho preparato nessun discorso, voglio solo riflettere. Voglio innanzitutto ringraziare tutti voi che mi avete supportato su questo percorso in questo anno. Abbiamo avuto degli alti e bassi. Che cos'è che ho fatto quest'anno? Mi sono laureato, quindi sono diventato effettivamente un ingegnere meccanico a tutti gli effetti con il master's, quindi sapete, non è solamente il diploma di 3 anni, ma ho già fatto la magistrale, l'equivalente della magistrale, quindi quello è stato veramente veramente un bel percorso, molto difficile, soprattutto perché accanto a questo ho chiaramente, avevo iniziato Muscoli a Vita, che piano piano con i mesi sempre più è diventato un business che sta da solo, giusto? Quindi in questo momento, infatti, dopo giugno ho deciso di dedicarmi al 100% al canale, a far crescere il canale, a fare i contenuti, perché molti non lo sanno, ma io quando stavo all'università sono anche diventato un personal trainer certificato. Ho fatto il corso di Menno Hanselmans, che magari alcuni di voi conoscono, praticamente tutto con base scientifica, in ottica scientifica, e da lì chiaramente ho alcuni di voi che appunto sono miei clienti, amici e clienti, e quindi sì, ho la fortuna e ne sono veramente totalmente grato a tutti voi che mi supportate. E un'altra cosa che ho fatto nel 2019 è far uscire appunto la guida scientifica, che devo dire mi ha messo sulla mappa come speravo, perché tutti voi mi hanno supportato e mi avete sostenuto in questo mio endeavor, quindi in questo mio progetto, e mi ha piazzato sulla mappa, perché quella guida ho raccolto tutto quello che avevo imparato di scientifico per quanto riguarda l'allenamento e la dieta, e volevo avere una guida pratica. In questo momento sto facendo uno sconto del 40% per il nuovo anno, quindi se volete rimettervi in forma, se volete avere un fisico top quest'estate, prendetelo adesso che c'è lo sconto, e non so, ma penso lo toglierò molto presto, quindi lascio il link qua sotto. E niente, quello ha anche andato benissimo, sono veramente contento di come l'avete accolto e di tutto il feedback che sto ricevendo, le trasformazioni e altro, quindi se alcuni di voi hanno fatto ottime trasformazioni, inviatemele, che così le posso condividere anche con tutti gli altri sui social. E niente, quindi ho fatto queste due cose grandi nella mia vita, che fino per 5 o 6 anni non ho, diciamo, facevo insieme, e poi invece nel 2019 è stato l'anno finalmente dove ne ho conclusa una e ho iniziato a pensare appunto al prossimo stage della mia vita, e quindi in questo momento sto lavorando full time e sono veramente felicissimo, non potrei chiedere meglio. Quindi per me, mentre il 2018 mi ricordo proprio che era finito e avevo detto non mi è piaciuto quest'anno, meno male che è arrivato il 2019, invece adesso per il 2020 sono grato per il 2019, quindi spero che il 2020 possa solo continuare su questa strada e continuare a crescere tutto e a darmi queste soddisfazioni, che il 2019 sono veramente felicissimo di come è andato. Quindi spero anche per voi che state già facendo un pochino di risoluzioni. Chiaramente questo è il momento perfetto per pensare a tutto quello che è andato meno bene, che volete veramente sviluppare di più nel prossimo anno. E se c'è un piccolo consiglio che mi permetto di darvi, pensate, che ne so, 4-5 obiettivi che volete raggiungere quest'anno, va bene? E non basta pensarci, voglio che prendete carta e penna, fatelo adesso, e vi scrivete giù i 5 obiettivi per il 2020. Possono essere di tutto, possono essere sia vita privata che relazioni, che soldi, che lavoro, può essere tutto quello che volete, ok? Se ci sono i sogni nel cassetto, e ve lo scrivete giù, ok? Non basta semplicemente scrivere, ad esempio, metti che volete stare meglio quest'estate, volete perdere peso, invece di scrivere voglio perdere peso, scrivete giù voglio perdere X peso, quindi se volete perdere 5, 6, 7 kg entro, e vi mettete una data e lo scrivete giù, va bene? E proprio scrivere giù, l'azione di scrivere giù è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che aiuta a far avverare questi goals. Si chiama un pochino visualizzazione, potete condividere e pensare che effettivamente esiste oppure no. Io, non importa se si chiama visualizzazione o che so io, di quello mi frega poco, ma effettivamente nel 2019, quando io ho scritto giù gli obiettivi, non so come, per qualche motivo, piano piano si avverano, ok?
Quindi questo è un consiglio che mi permetto di darvi perché io ho trovato che mi ha aiutato molto. Poi volevo parlare di un'altra cosa, almeno per me, che è importantissima, che nel 2019 sono stato molto molto focalizzato sul lavoro e ci sono stati periodi in cui stavo molto stressato e ho rischiato quasi il burnout. In inglese burnout è quando lavori troppo e arrivi a un punto dove non riesci più a lavorare abbastanza, non riesci più a fare più nient'altro perché hai lavorato troppo e non hai dato abbastanza riposo a te stesso. E so che potrebbe non sembrare da voi che vedete solamente i video, perché chiaramente solo i video e fai le foto, ma c'è tantissimo che io non mostro. Ho lavorato tanto e sono almeno 2-3 volte nel 2019 che sono arrivato proprio nel momento dove era tipo ok, mi devo fermare perché sono obbligato, il mio corpo non sta più rispondendo, sono obbligato a fermarmi. E questo vuol dire che lo stress era altissimo. Magari alcuni di noi, di voi all'università o che lavorano, sanno di cosa sto parlando, che quando lo stress è alto può veramente andare ad influire negativamente su tutto, relazioni, sulla palestra, sui risultati che ottenete, sul non riuscite più a dormire bene. Quindi quello è importantissimo. Una cosa che voglio provare nel 2020 è non essere più così stressato, o come minimo capire quando devo prendere e fare delle pause, ok? Capire quando è il momento di spingere sull'accelerazione e quando invece è il momento di essere un pochino più tranquillo, rilassarmi, stare con gli amici, stare con la mia famiglia, con la gente che mi ama, ok? Perché quello è l'importante. Quindi quella è un'altra cosa che voglio veramente provare a fare. Terza cosa, per me importantissima, è essere grato e vivere nel momento presente. Perché per me, fin da piccolo, ogni volta davo il massimo in quello che avevo, ma c'era sempre una cosa dopo. Do il massimo adesso perché dopo. Do il massimo adesso perché voglio raggiungere qualcosa, ok? Stavo al liceo e mi dicevano devi dare il massimo perché devi andare all'università. Arrivi all'università e ti dicono devi dare il massimo perché devi trovare un lavoro. E così via. E questo va completamente contro il carpe diem romano, comunque italiano, che è comunque vivere il momento presente, perché alla fine esiste solo questo momento. E quindi io nel 2020 voglio provare a respirare, take a breather, e vivere di più nel momento, pianificando sempre il futuro, ma senza dimenticarsi che appunto se c'è una giornata in cui devi stare da solo con la ragazza, da solo con i nonni, da solo con i genitori, di prendere quel momento perché non ce l'avremo più. Quindi quello, carpe diem, e essere grato per tutta la strada che ho fatto fino a qui. Perché è molto facile semplicemente volere di più, continuare a volere di più, senza veramente pensare a dove si è partiti ed essere grati di tutto quello. E penso che adesso voglio inserire il video dei 100 iscritti, di quando siamo arrivati ai 100 iscritti, che non so se alcuni di voi erano tra quei 100 iscritti, ma voglio farvi capire quanto ero felice. Quindi lo lascio qui in questo momento. Magari come avete visto, il canale è arrivato a 100 iscritti, e ragazzi io non potrei essere più felice. Ogni singola persona, ognuno di voi dietro questa telecamera, perché alla fine io parlo alla telecamera, ma ci sono persone, ci siete voi dietro. E quindi sì, avete visto quel video e quando riguardo vedo la felicità, e adesso invece siamo migliaia e comunque devo ricordarmi da dove siamo partiti, e che io sono partito da niente, che non mi hanno aiutato nessuno, e che è tutto grazie a voi, perché senza di voi io non starei qua in questo momento. Senza di voi che guardate i video, che lasciate i like, che commentate, che qua mi supportate se faccio uscire un prodotto, senza di voi io non sarei qui e non sarei in grado di fare quello che faccio, ok? Quindi quello è il mio primo ringraziamento, ed è il terzo punto, ok? Quindi rivedendo i punti di oggi, voglio essere più grato, voglio vivere di più nel momento, voglio stare più attento a non essere troppo stressato, e penso questi sono i punti importanti. E boh, vediamo dove va questo 2020. Io vi auguro un buon anno a tutti voi. Fate quel piccolo esercizio che vi ho detto, scrivetevi giù gli obiettivi, scrivetevi, ve li mettete piccolo foglio nel portafoglio, ve li tenete appresso. Io vi voglio ringraziare veramente di cuore, e che sia il 2020 un cazzo di anno bomba per tutti noi. Vi ricordo appunto la guida, potete ancora acquistarlo con lo sconto se volete imparare come programmare un allenamento, come programmare e impostare la vostra dieta per il vostro obiettivo e molto di più. E niente, nel prossimo anno ci saranno diversi progetti, cambierà un po' i video, ma tutto questo lo vedrete, è inutile che lo spiego. Quindi vi ringrazio a tutti, buon 2020.